che noi a pranzo e poi di scaccia, il ballo di San Vito non mi passa, poi il ballo di San Vito non mi passa, dentro il vecchio dei futuri scaravento, e li vedo che la vita è in quel momento, scaccia, scaccia Satanassa, scaccia il diavolo che ti passa, faccia il male che c'ho dentro e non sto fermo, scaccia il male che c'ho dentro e non sto fermo. Aspetta, nessuno che mi aspetto mi sospetta. Il cerusico c'ha gli occhi ribaltati, il curato non sente più, ragioniere non ragiona, Santo Paolo non perdona. O il ballo di San Vita e non mi passa, o il ballo di San Vita e non mi passa. Questo è il male che mi porto da 3 anni addosso, fermo non so stare in nessun posto. Rotola, rotola, rotola il masso, rotola il muschio, non ci cresce sopra il passo. Allora, siamo qui con Viggianello Vacanze all'aria aperta, siamo a Petrelisce di Viggianello con l'arrampicata sportiva e il nostro amico Remigio. Remigio, vieni da? Da Torre Santa Susanna, provincia di Brindisi. Ah, da Brindisi, quando sei venuto? Siamo arrivati questa mattina, abbiamo fatto un po' di attività, abbiamo fatto rafting, abbiamo fatto trekking fluviale e poi oggi pomeriggio ci siamo fermati qui. L'arrampicata. Quindi appassionato di arrampicata? No, diciamo era la prima volta, eravamo incuriositi e poi c'è stata una bella atmosfera, ci ha coinvolto un po' tutti, insomma. Quindi che te ne pare? A Viggianello si sono mossi bene quest'anno? Esatto, sì, tutti ospitali, tutti bravi, accoglienti e organizzati anche abbastanza bene, credo. Benissimo, la ringraziamo Remigi, ciao. Alla prossima, ciao. Ciao, arrivederci. Quindi il prossimo anno sarai qua con noi? Ci ripenseremo, certo. Ok, grazie, ciao. Allora continuiamo la nostra intervista con Imma, guida ufficiale del Parco Nazionale del Pollino, una delle organizzatrici di questa bellissima attività. Sì, allora grazie. E niente, cioè, Viggianello è sempre per noi uno spettacolo. E, tra l'altro quest'anno abbiamo provato anche l'arrampicata in notturna e oltre all'arrampicata in notturna abbiamo avuto anche richiesta di alcune associazioni che per l'anno prossimo ci aiuteranno a promuovere ancora di più questo evento. Uno che noi chiamiamo anche un evento di arrampicoterapia molto importante sia per chi arrampica già, per conoscere nuove vie, ma soprattutto per chi ha il primo approccio. Pietrelisce, esattamente questa bella placca appoggiata, è importantissimo in quanto tra i suoi monoditi, come potete osservare, loro sono, allora, quelli che stanno arrampicando sono la loro prima esperienza, invece quello con la maglia rossa oggi è arrampicato per la prima volta da primo, è una cosa molto importante in quanto ha aperto le sue prime vie ed è questo quello che vogliamo. Stare bene con se stessi e soprattutto coniugare l'arrampicata con che diventi sempre di più uno sport importante nella nostra regione ancora di più. Sì, perché naturalmente noi speriamo sempre che si possa diffondere il più possibile, uscire dalla regione e che l'anno prossimo alla terza edizione, se non vado errato, ci sia sempre più gente che questo sport possa prendere più piega. Guarda, io non posso che fare i complimenti perché già c'è stata una grandissima riuscita, sono stati 2 giorni, vero? Esattamente, allora abbiamo fatto 2 giorni, abbiamo iniziato ieri e anche se c'era il cielo incerto noi siamo riusciti benissimo, non ha piovuto fino alle 6, quindi abbiamo arrampicato benissimo, clima ottimale come sempre qui a Viggianello. Ieri abbiamo avuto anche alcune quest'anno è stata la Puglia, diciamo, sì, abbiamo avuto una 50ina di partecipanti soltanto nella giornata di ieri, oggi sono venuti ancora di più locali essendo
essendo domenica. E come ripeto, l'anno prossimo ci sarà soprattutto l'arrampicata in notturna, perché è una cosa che stiamo cercando di far aumentare sempre di più. Noi conoscevamo un po' l'arrampicata sportiva, siamo è nel nostro territorio, però farla diventare anche una terapia, io penso che questa sia una cosa importante. Quando si arrampica comunque si ha un rapporto con se stesso, ma soprattutto con la roccia. Non è una sfida, ma è una sorta di amore reciproco. Una volta che uno incomincia ad arrampicare, gli viene, come diciamo noi, la malattia ed è fatta, bisogna arrampicare e basta. Allora, evviva questa malattia! Ok, grazie, al prossimo anno. Salve, vi aspettiamo l'anno prossimo. Sempre più numerosi, Gli uomini delle valli stanno bene più di un re. Quando spillano le botti son tutti fratelli, ma se gli girano le palle sono pronti ad affilare i coltelli. Gli uomini delle valli stanno bene più di un re. Quando spillano le botti son tutti fratelli, ma se gli girano le palle sono pronti ad affilare i coltelli. Giocano, cantano e dicono che le donne sono tutte uguali, ma ognuno ha la sua mamma che è speciale. Le donne delle valli sanno fare il caffè, quando sciolgono i capelli è già sabato sera. Quando indossano i gioielli sono come lacrime di stelle. Giocano, ballano e dicono che qui manca solo il lavoro, mentre accarezzi la vecchia che paga per te. Giocano e cantano